Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti i tuoi spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto la tua mano materna, guidare tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma, e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà, e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione, farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 4, capitolo 174, gennaio 13 1903. Trovandomi nel solito mio stato, pareva di vedere la Santissima Trinità che a vicenda si guardavano, ed in quegli sguardi era tanta la loro bellezza che rimanevano estatici col solo guardarsi. Ed in questo stato traboccavano fuori in amore, e da questo amore restavano come scossi, per rimanere più intensamente statici. Sicché tutto il loro bene e compiacimento stava compreso in loro stessi.
e tutta la loro eterna vita e beatitudine d'esercizio stava racchiuso in questa sola parola, amore. E tutta la beatitudine dei santi era formata da questo operare perfetto della Santissima Trinità. Mentre ciò vedevo, il Figlio ha preso la forma di crocifisso ed uscendo da mezzo a loro è venuto a me, partecipandomi le pene della crocifissione. E mentre stava con me, si è portato di noi in mezzo a loro ed ha offerto le sue e le mie sofferenze, ed ha soddisfatto all'amore che a loro dovevano tutte le creature. Chi può dire il loro compiacimento e come restavano soddisfatti dell'offerta del Figlio? Pareva che, siccome nel creare le creature non altro era uscito dal loro interno che fiamme contenute d'amore, che per dare sfogo a questo amore si misero a creare tante altre loro immagini, allora le tre divine persone ne restano soddisfatte quando ricevono ciò che hanno dato, cioè amore hanno dato, amore vogliono. Sicché il più brutto affronto è il non amarle. Eppure, o Dio tre volte santo, chi è che ti ama? Dopo ciò sono scomparse, ma chi può dire ciò che comprendevo? La mia mente si perdeva la lingua, la mia mente si perdeva e la lingua non sa articolare parola. Onde, dopo poco, il benedetto Gesù è ritornato col volto coperto di sputi e di fango e mi ha detto: figlia mia, le lodi, le adulazioni sono sputi e fango che sporcano ed infangano l'anima ed accecano la mente, per non farle conoscere chi egli veramente sia, specie se non partono dalla verità. Perché se partono dalla verità e la persona è degna di lode, conoscendo la verità, ne darà a me la gloria, ma se partono dalla falsità, spingono a tale eccesso l'anima da confermarsi maggiormente nel male. Capitolo 175, 31 gennaio 1903. Dopo aver molto stentato, quando appena ho visto il benedetto Gesù nel mio interno che teneva la corona di spine, ed io me lo sono messo a guardare e a compatirlo, e lui mi ha detto: figlia mia, volli soffrire tutte queste spine nella mia testa, oltre che per espiare tutti i peccati di pensieri, per unire l'intelligenza divina all'umana, perché l'intelligenza divina era come dispersa nelle menti umane, e le mie spine la chiamarono dal cielo e la innestarono di nuovo. Non solo questo, ma ottenni a chi doveva manifestare le cose divine, aiuto, forza e lucidità per farle conoscere agli altri. Capitolo 176, 1 febbraio 1903. Trovandomi nel solito mio stato, mi sentivo tutta afflitta, specie perché il mio confessore mi aveva detto che questa mattina si apriva in Corato una chiesa protestante e che dovevo pregare al Signore che facesse succedere una qualunque cosa per farli confondere, a costo di qualunque mia sofferenza. E vedendo che il Signore non veniva e quindi non mi sentivo grandi sofferenze, unico mezzo per ottenere questa specie di grazia, ne sentivo un'afflizione grandissima. Onde, dopo molto stentare, è venuto il benedetto Gesù e vedevo il confessore che molto insisteva e pregava per farmi soffrire. Così pare che mi ha partecipato alle pene della croce, e dopo mi ha detto: figlia mia, ti ho fatto soffrire costretto dalla potestà sacerdotale, e permetterò che quelli che andranno, invece di restare convinti di quello che i protestanti diranno, li prenderanno a burla. E poi, se il castigo piombò sopra Corato nei giorni che ti tenni sospeso dallo stato di vittima, deve avere il suo corso. E se tu continuerai a soffrire, disporrò in modo i cuori che a tempo opportuno me ne servirò di qualche occasione per farli restare del tutto confusi e distrutti. Dopo poi è venuta la Regina Madre, come se avesse voluto usare con me un tratto di giustizia. Mi ha ripreso aspramente per qualunque pensiero e parola, specie quando, vedendomi con pochissime sofferenze, dico che non è più volontà di Dio e quindi voglio uscire da questo stato. Chi può dire con qual rigore mi ha ripreso? Dicendomi che il Signore permette che qualche giorno ti sospenda, può essere.
Ma che ti disponi tu, questo è intollerabile innanzi a Dio, venendo tu quasi a dettare leggi del modo come ti vuoi tenere. Sentivo tanto la forza del rigore che stava per venir meno, tanto che il benedetto Gesù, avendo di me compassione, mi ha sostenuto tra le sue braccia. Bene. Il primo di questi capitoli che abbiamo letto e che ci accingiamo a meditare ci rivela un grandissimo mistero, Sant'Agostino direbbe tanto antico e sempre nuovo, cioè il fatto che Dio è amore. Ed è bellissima l'immagine della Santissima Trinità. A vicenda si guardano, in quegli sguardi era tanta la loro bellezza che rimanevano estatici col solo guardarsi, ed in questo stato traboccavano fuori l'amore, e da questo amore restavano come scossi per rimanere più intensamente statici. Questa è la vita delle tre persone della Santissima Trinità. E specifica che tutta la loro eterna beatitudine e vita ed esercizio stava racchiuso in questa sola parola, amore. La felicità di Dio è l'amore infinito che vivono le tre persone divine. E la beatitudine dei santi è formata da questo operare perfettissimo della Santissima Trinità, che come sappiamo nulla fa se non per amore. È una sintesi veramente esistenziale stupenda, no? Di quello che la teologia sa e insegna. Perché ha creato Dio? Ha creato immagini simili a sé con un amore infinito per dare sfogo a questo amore, no? Quasi come se volesse che quel vortice eterno e l'edificante trabordasse, fuoriuscisse fuori da sé, fosse, avesse anche qualche destinatario, come dire, differente, che potesse conoscerlo, accoglierlo, goderlo e ricambiarlo. Amore hanno dato e amore vogliono. E il più brutto affronto, specifica Luisa, è non amarle. Ecco perché tutta la vita nella divina volontà in realtà è un mistero di amore infinito, sempre, dovunque e comunque. Non mi stancherò mai di ripetere abbastanza. San Giovanni dice che chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui. Chi sta nell'amore? Amore è ogni istante della giornata che si vive, nella divina volontà, nessuno escluso. Amore è ogni situazione, ogni evento, ogni realtà, ogni persona, per chi vive nella divina volontà. Si raccorda questo con ciò che la Divina Maria, con una certa severità, nota Luisa, le dice, ma tu di che ti preoccupi? Sta facendo riferimento agli stati che lei aveva, no? Dice, ah, in questo momento il Signore non mi fa soffrire, non mi fa soffrire tanto e mi lascia con pochissime sofferenze, allora non è più volontà di Dio, voglio uscire da questo stato. Cara Luisa, gli dice la Divina Maria, se oggi il Signore non ti dà tantissime sofferenze, ti concede un sollievo dal tuo stato di vittima, vuole che tu anziché soffrire riceva il suo ti amo e ami lui e il prossimo in altro modo, fiat, perché qui non si tratta di soffrire, non soffrire, fare questo, non fare quello, fare quest'altra cosa, non fare quest'altra cosa. La vita nella Divina Volontà si tratta semplicemente di vivere in ciò che Dio attimo dopo attimo vuole, giungendo a quella che Sant'Ignazio già chiamava una santa indifferenza. Cioè, se Dio oggi mi vuole
insignire, delle insegne reali e regali della Santa Croce, ma che sia benedetto. Mi disporrò e offrirò tutto questo con gioia, con amore e onorato di poter assomigliare un pochino a Gesù e a Maria sofferenti. Ma se per oggi il Signore dispone altro, mi prendo quell'altro. Se dispone una giornata, come so, distensiva e insignita di eventi lieti, di notizie belle, ti amo Gesù, ricevo il tuo ti amo da queste belle cose, lo ricambio d'amore, questo oggi lo disponi, benissimo, così come se avessi disposto altro. E i desideri propri, anche i più santi, sono sempre dentro questo orizzonte. Io posso anche dire, Signore mio, guarda, tu oggi mi dai questa giornata, io sarei prontissimo se oggi mi mandi un tumore. Prego, prontissimo. Lo potrei anche desiderare come gesto eroico, insomma, ma se non me lo vuoi mandare, benissimo, mi prendo quello che tu mi mandi. Questo per dire che anche una cosa, insomma, no, che potrebbe sembrare un grande eroismo nelle virtù, sì, lo si può anche esprimere al Signore, ma sempre non è che io mi posso turbare di questo. Ah, il Signore non ascolta questa preghiera, non mi manda il tumore, quindi non mi ritiene degno di soffrire per lui, quindi non mi ama perché non mi ritiene degno di soffrire per lui. Non si potrebbe fare un discorso di questo genere. Sembra bello, ma non lo è. Tu stai a quello che il Signore dispone. Che disponi tu, dice la Divina Maria, non è tollerabile dinanzi a Dio, venendo tu quasi a dettare leggi del modo come ti vuole tenere. Cioè, quando noi non ci pensiamo, no? Cioè, lascia che sia il Signore. Tu non lo sai cosa è meglio per te, né per te né per gli altri. Noi non lo sappiamo. Dio lo sa. Ogni giorno, come sappiamo, c'è una pagina bianca che si apre nella nostra esistenza. Quella pagina bianca, sappiamo, nella mia divina volontà, è già stata scritta, d'accordo? Sarebbe già scritta, d'accordo? Non è un destino, un determinismo. Sarebbe già scritta nella sua perfezione, se io la vivo perfettamente in quello che Dio vuole disposto. Vuol dire che semplicemente io prenderò la mia penna, adesso come bambini, no? E ricalco, ci passo sopra. È come se fosse scritta, viene questa immagine, non la pagina divina, a matita, d'accordo? Bisogna vedere cosa uno ci scrive sopra. Se uno scrive sopra esattamente quello che Dio vuole, ricopre quello che era scritto a matita, quindi non si vede niente, non si vede. Ma se uno scrive gli strafalcioni, ha scritto gli strafalcioni, ma si vedono sotto i contorni della scrittura a matita, che avrebbero dovuto essere molto migliori, e la pagina diventa imbrattata, brutta. Questo ci faccia veramente comprendere, ma questo lo dicevano già tutti i maestri di spirito, cioè, quello che Dio vuole da noi è amore assoluto e conformazione assoluta a tutto quello che Lui dispone per noi. E basta. Vedremo riprendersi questo tema nelle meditazioni dei giorni seguenti, se Dio vuole. C'è un passo dove Gesù dirà una cosa bellissima. Sia però fin da ora, ecco, chiaro nella nostra meditazione che Dio, cosa vuole Dio da me? Sicuramente amore, innanzitutto. Amore ricambiato. Il suo amore riconosciuto, quindi non dobbiamo mai stancarci di prendere, di riconoscere, di prendere, di affogarci
in tutti ti amo di Dio, che sono infiniti. Ed è nostro dovere gravissimo di giustizia e di gratitudine nei suoi confronti, imparare a conoscerli e ad accoglierli. E poi ricambiarli. E ricambiarli non solo per noi, ma anche per tutti a quei giri. Il più brutto affronto che si possa fare a Dio è non amarlo, non amare le tre divine persone. Eppure, prorompe Luisa, o Dio tre volte santo, chi è che ti ama? Chi? Ecco perché questa è una vita completamente celeste, questa qui. È una vita di amore, una vita nell'amore ed è una vita per amore. E vivendo in questa vita si impara gradualmente, guai, tre volte guai, dice la Sacra Scrittura, se un solo pensiero, un solo palpito, un solo desiderio, una sola parola, una sola azione si discosta minimamente dall'orizzonte dell'amore, a Dio e anche al prossimo. Lo Spirito Santo veramente illumini le menti e faccia comprendere cosa è la vita di cielo. Ecco, abbiamo visto. I tre si guardano, rimangono incantati, estatici nel contemplare la bellezza. Da questo incanto traboccano di amore. Questo amore li scuote, li fa vibrare di eterne gratitudini. E questo amore li fa rimanere ancora più intensamente statici. La vita della Madonna nei confronti della Santissima Trinità era questa. La vita di un figlio della Divina Volontà nei confronti di Gesù, di Maria, della Santissima Trinità è questa. Allora, un figlio della Divina Volontà fugge come dalla peste bubbonica alle adulazioni e le lodi, che in realtà, Gesù dice, sono sputi e fango, quello che tutti gli uomini cercano, di essere lodati, di essere adulati, di essere considerati. Ecco. Una spia, questa, tra le tante spie che stiamo vivendo in questa vita, è che non soltanto per lodi non si cercano, e non ci si fa nessun caso, ma quando arrivano danno anche un pochino fastidio o quantomeno lasciano completamente indifferenti, perché c'è quella percezione profondissima dell'anima, che non sono chiacchiere, che la verità è che se davvero ci fosse in me qualcosa di bene, il merito e la gloria di esso va solo a Dio, come diceva San Luigi Maria Monfort, Deo solo, scriveva sempre, gloria a Dio solo. Non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome dà gloria, dice un salmo bellissimo, uno di quelli che si recitano in una delle quattro settimane dei secondi vespri della domenica. Non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome dà gloria, per la tua fedeltà, per la tua grazia. Non a noi. Non a noi. Quando un'anima vive in queste disposizioni, i fiumi di grazia del cielo sono veramente, come dire, spalancati, ci sono le esondazioni e le inondazioni continue di grazia. Ora, Gesù ha spiegato anche un particolare nel secondo breve brano che abbiamo letto. La coronazione di spine, noi pensiamo subito, giustamente, all'espiazione dei peccati e dei pensieri, ma c'erano anche due altre cose. Primo, unire l'intelligenza divina all'umana. Pensare in modo divino e non in maniera umana. L'esempio classico che si fa per queste cose, no? È il brano evangelico dove San Pietro, che da poco abbiamo festeggiato, prima professa la divinità di Cristo e poi gli dice che Dio te ne scampi e liberi dalla croce. E Gesù gli risponde, Satana, tu pensi secondo
gli uomini e non secondo Dio, in maniera umana. Nella vita, nella divina volontà, il pensiero, l'intelligenza è completamente trasformata. Cioè, nella vita, nella divina volontà, non ci rimane niente di umano, diventa tutto divino. E quindi gli occhi della nostra intelligenza guardano le cose non come li guardano gli uomini, in nessun caso. C'è sempre una vista, io la chiamo, soprannaturale. Soprannaturale. Questo dono è accessibile per le spine che hanno tormentato il sacratissimo capo di nostro Signore Gesù Cristo. Possiamo pensare in maniera divina. Se non lo pensiamo è perché non vogliamo pensare in questo modo. Perché questo tesoro è a nostra disposizione. Non solo. E qui vale per tutti i predicatori, per tutti i sacerdoti, per tutte le persone in cura d'anime. Le spine hanno ottenuto a chi doveva manifestare le cose divine. Cosa? Aiuto, forza, illuminazione, lucidità, per farle conoscere agli altri. Non è merito del predicatore, sua maestria, sua perizia, no. Se conosciamo qualcuno che ci trasmette questa grande grazia di conoscere e comprendere le cose divine che ci manifesta, ecco, noi dobbiamo tenere per certo che questo fratello, questa sorella, chi sia, sta rendendo fecondo questo dono di Gesù. Le sue spine hanno portato nei predicatori aiuto, forza, luce, lucidità, per far conoscere le cose divine agli altri. E quindi anche in questo caso la gloria si attribuisca sempre a Dio solo, e si deve dire grazie Gesù, grazie, perché se tu non avessi sofferto la corona di spine, io le cose divine non le avrei mai conosciute, perché non sarebbe mai stato nessuno capace di farmi comprendere, capace di spiegarmelo in maniera semplice e chiara. I grandi predicatori non sono quelli che fanno discorsi, ecco, retorici o entusiasmanti o a effetto. Parlano in maniera semplicissima, accessibile anche a una persona che fosse analfabeta, ma chiara, come dice San Tommaso d'Aquino. Chiara. Che tu capisci, ti resta qualcosa, resti illuminato. Quello è un gran predicatore. Anche su questo penso che molto buono sia l'esempio che stia dando Papa Francesco nel suo parlare in maniera così semplice, schietta, diretta, accessibile a tutti. E infine, ecco, l'ultima cosa, qui c'è questo contesto delle chiese protestanti. Noi sappiamo, ora siamo in clima di dialogo ecumenico, e noi vogliamo bene ai nostri fratelli separati, abbiamo un immenso amore nei loro confronti, e nessun atteggiamento distruttivo, perché non si deve offendere nessuno, non si deve disprezzare nessuno. È chiaro, evidente che al tempo stesso noi, anche se comprendiamo che dal loro punto di vista loro sono convinti di stare nella verità, altrimenti non avrebbero a suo tempo e anche oggi, diciamo, preso le distanze dalla Chiesa Cattolica, però lo vedremo anche nella meditazione di domani, dove Gesù riprende questo discorso, no? E hanno tante cose in meno rispetto a noi. Sì, ci credono che Gesù Cristo è il figlio di Dio, ma non hanno quasi nessuno degli aiuti più belli, più soprannaturali, insomma, che noi possiamo vivere nella Chiesa Cattolica, dove, come insegna il Vaticano II, sussiste l'unica vera Chiesa di Cristo.
quindi per questo come dire, Gesù spiega, ecco, che voleva mandare qualche sofferenza, perché è chiaro che questi fratellini nella loro mente pensano di liberare i poveri figli della Chiesa Cattolica dagli errori, dalle oppressioni della Chiesa Cattolica, quindi agiscono certamente in buona fede, no? E magari possono trovare anche qualche, oggi molto più di ieri, qualche cattolico che non si rende minimamente conto dell'immenso patrimonio di grazia e di fede che è a sua disposizione, perché non lo usano i cattolici stessi, e quindi magari ammaliato e sedotto comunque da tante cose, perché esiste il bene dappertutto, può credere, può dare retta, e quindi da un punto di vista oggettivo andare a perdere un patrimonio enorme sarebbe come se un miliardario, come dire, non per ragioni di povertà evangelica, ma pensando di fare, di essere ancora più ricco, ecco, andasse ad accontentarsi a uno stile di vita di un salariato. Ripeto, ma non come faceva San Francesco, che dice lascio tutti quanti i beni, perché no, pensando di, adesso ho trovato la vera ricchezza, d'accordo, e tu hai lasciato un patrimonio inestimabile per una vita da salariato. Ecco, quindi questo sia sempre chiaro per noi, e abbiamo sempre una grandissima gratitudine di essere stati battezzati nella Chiesa Cattolica, questo non è un nostro merito, di esserne membri, e questo ci dia anche un grandissimo amore per la Chiesa Cattolica e per ciò che la Chiesa Cattolica custodisce, trasmette e ci fa vivere, che è la pienezza della grazia con i sacramenti, la pienezza della verità, scevra e aliena da ogni errore, ed anche la continuità storica con Gesù e con gli apostoli attraverso la successione apostolica. L'episcopato e il papato, se vogliamo pensare in maniera divina, l'intelligenza divina nella mente umana, noi quando vediamo i vescovi e un papa non dovremmo capire più niente, dovremmo semplicemente vedere i successori degli apostoli, di Pietro, e il legame che ci fu tra loro e Gesù, e che c'è tra noi e Gesù attraverso di loro, e basta. E basta pregare tanto per loro, ecco, e essere docili e rispettosi, ubbidienti e certamente anche, per carità, vigilanti, no? È evidente che Dio non voglia, ecco, ci fosse qualche parola fuori posto anche di qualche pastore, è chiaro che quella non va secondata. Non va secondata, ma non va neanche divulgata, non legittima atteggiamenti come villani, offensivi o diffamatori, no? Semplicemente dipendenti dal fatto dell'andare a mettere, a far risuonare o rimbalzare in giro cose di questo genere. Impegna ad una più intensa preghiera, qualora ci fossero problemi di questo genere, e una rinnovata offerta. Ecco. Facciamo nostro, Divina Maria, il monito che tu facesti a Luisa: guai a noi se ci azzardiamo a dettare legge a Dio e a stabilire noi, magari facendolo presente a Lui, quello che deve fare con noi, cosa deve farci soffrire o se deve farci godere. Come te, o Santa Vergine Maria, che prendevi tutto dalle mani di Dio, in stato di assoluta e suprema e ininterrotta unione a Lui, con il tuo perpetuo fiat. Ecco. Tu hai vissuto
ininterrottamente quello che Luisa ha contemplato, questa contemplazione statica di amore nei confronti delle tre persone della Santissima Trinità. Ce lo hai rivelato esplicitamente nella Beata Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà, certamente non nei particolari intimi, ecco, ma certamente nella sostanza lo si comprende benissimo. Fu la tua vita. Noi non potremo viverla certamente in maniera identica alla tua, ma può essere la nostra vita. Non ci vuole tanto. Con il tuo aiuto rendici sempre più edotti alla scuola dell'amore e viventi la vita dell'amore, che è vita divina. Che la nostra mente pensi sempre in maniera divina e che nessun nostro pensiero offenda la divina volontà. Procura tu, Divina Madre, di moltiplicare all'interno dei tuoi prediletti, che sono i sacerdoti, voci fuse con la divina volontà, che sappiano, per l'aiuto, la forza e la luce ricevuta da Dio, manifestare le cose divine e farle conoscere. E mi permetto di aggiungere che ci siano tuoi figli sacerdoti capaci di comprendere e divulgare il grandissimo dono della divina volontà. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.